diciamo così, alcune vicende lo hanno o lo avrebbero mostrato, come il caso di Bacchettieri. Adesso c'è questa. Buongiorno, sono Gianpaolo Berlasconi, oggi è il 1 aprile del 2016, oggi compio 47 anni, è il mio compleanno. Volevo dire che, come ho detto ieri, io ho solo oneri, continuo ad avere solo oneri. Subisco una persecuzione politica dall'autunno del 1994, ossia da quando ho iniziato a fare politica, ossia ho iniziato a dire che, in poche parole, la guerra in Jugoslavia avrebbe causato un attacco nucleare russo. Attacco nucleare russo che non è avvenuto, ma è avvenuto comunque l'attacco al World Trade Center dell'11 settembre 2001, quindi qualcosa è successo, quindi non erano tutte infante le mie cose. Quindi io continuo a fare politica, gli altri ripetono le cose che dicono, che dico io, però incassano anche lo stipendio. E quindi io non avrò una pensione, avrò dei problemi, nel senso che avrò, se riesco a ereditare, avrò forse un appartamento, quindi sono povero per motivi politici, sono senza pensione, ho fatto ieri l'esempio di un leghista, un parlamentare comasco che nel 1996 è stato eletto a Roma, quindi ha incassato lo stipendio da parlamentare. Poi, dopo aver smesso di fare parlamentare, è stato nominato una controllata dei trasporti di Como e poi è stato nominato un'altra controllata dei trasporti di Como. Quindi, in poche parole, io ho solo oneri, continuo a avere solo oneri. È tutto un discorso di aiuto a parole, cioè tutta una realtà virtuale, nel senso che dal punto di vista della realtà virtuale dicono, fanno apparire, parlano. Questo è tutto un discorso di parole, però nella sostanza, nella fisicità, nella materialità, io vivo con 130 euro alla settimana, quindi sono un povero. E non vado in vacanza dal 2009, cioè non faccio vacanze dal 2009 e vivo peggio di un operaio comasco. Quindi i problemi sono fondamentalmente, ho criticato la classe cosmopolita, ma i problemi sono fondamentalmente locali, sono problemi qua in questi paesi dovuti a gente gretta, ignorante, invidiosa e a gente che non mi può vedere, che mi odia e mi invidia, perché fondamentalmente sono dei rossobruni, cioè sono dei fascio comunisti. Grazie, arrivederci.